tu hai parlato di questa tua rinascita dopo un periodo di coma, dopo un periodo di non esistenza, di esistenza altra, di un piano esistenziale diverso da quello nel quale viviamo la nostra quotidianità. Questa associazione, per chi non lo sa, è dedicata a Flavio Vignati, che era mio figlio, e lui è stato in coma per un mese prima di morire. Un coma particolarmente sotterraneo, misterioso, anche per noi parenti, per noi genitori, perché durante questo lungo periodo di coma c'è stato assolutamente interdetto qualunque contatto con lui. Questo è terribile. Questo è terribile ed è devastante. Ed è devastante. Anche perché ti posso. Prego. Anche perché arriva tutto. Tu hai dei ricordi di quel periodo? Di coma? Quanto sei stato in coma tu? 3 settimane. E più o meno, Flavio è stato un mese, ma dico, non credo neanche che sia un problema di quantificazione di tempo, perché il tempo credo che assuma un'altra dimensione in quello stato. Ma tu cosa ricordi? Non è troppo dolorosa per te questa cosa? Sogni bellissimi, sogni intensissimi, in cui io mi sono resa conto a posteriori, ho rielaborato sia il mio vissuto recente a ridosso dell'incidente, quindi per esempio eravamo stati con mia figlia piccola in città scolastica a Torino e io avevo sognato gli antichi egizi, durante il coma ho sognato, e vabbè adesso non lo sto a raccontare, insomma è stato un sogno lungo, elaborato, ma molto bello. E sia sogni che rielaboravano il mio presente, quindi io sentivo le voci dei miei genitori, dei miei fratelli, sentivo, avevo rielaborato per dire la mia tracheotomia, il fatto che questo rumore metallico che derivava dal fatto che sbattevo le gambe contro le sbarre del letto. Però erano sogni di natura, di infanzia, di grande libertà, di grande luce, di grandi colori. Quindi ti dirò che la mia difficoltà più grande dopo il risveglio è stata tirarmi fuori da questa dimensione, perché era talmente appagante, era talmente confortevole.